Questa è la vera storia di un'amicizia che va oltre i legami di sangue. È la mia storia e quella dei soli tre amici che abbiano veramente avuto importanza nella mia vita. Io sono l'unico che può parlare di loro e della nostra giovinezza. La temperatura arrivò a 37 gradi il giorno in cui le nostre vite cambiarono per sempre. Quello degli hot dog è un po' che non lo spremiamo. Io ho un piano, andiamo alla metropolitana! Ancora oggi non so perché lo facemmo. Fermo, no! Ma avremmo tutti pagato un prezzo. Lei è condannato a scontare un periodo di detenzione non superiore a 18 mesi né inferiore ad un anno nel riformatorio maschile Wilkinson. Salve, carcaterne. Io non vi capisco, ragazzi. Secondo me voi non capite il significato delle regole. Ci vogliono le regole e ci vuole la disciplina. Ma che vuole? Giù in ginocchio. Una parte di noi fu lasciata là tutta la notte. Una notte che non potrò mai rimuovere dalla mia mente. Non hai niente da raccontarmi. Ordina qualcosa per me. Guarda il tizio a quel tavolo. Non avevamo mai più parlato fra noi di quello che c'era successo là, sempre chiedendoci se sarebbe arrivato il momento che ci avrebbe costretti a fare i conti col passato. Io sarò l'accusatore di John e Tommy all'udienza. Obiezione, vostro onore. Vostro onore, la difesa chiama padre Roberto Carrillo. Lo giuro. Padre Carrillo, lei andò alla partita da solo? No, ci andai con due amici. In relazione all'accusa di omicidio di secondo grado, ritenete l'imputato colpevole o innocente?